Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be. Salve, io sono appena tornata a casa. Oggi sono andata a festeggiare il compleanno di mia sorella e se ho i capelli un po' in disordine, ancora i segni della mascherina è per quello, perché sono proprio arrivata in questo momento, giusto il tempo di cambiarmi un attimo un po' più comoda perché stavo morendo di caldo e volevo assolutamente rendervi partecipi di questo piccolo unboxing, perché da quando era stato annunciata l'uscita di questo libro in Italia io non vedevo l'ora che mi arrivasse. Lo avevo infatti preordinato, però non so per quale motivo, a differenza di altre volte che preordinando ti arriva il giorno stesso, mi è arrivato oggi, che tipo sabato, e doveva uscire giovedì questo libro, quindi che cosa strana. Tra l'altro a me in realtà dava una consegna prevista per lunedì, infatti ero tipo what? Però vabbè, lunedì ok, poi visto che invece consegnavano oggi, che proprio oggi dovevo uscire, e il corriere ha suonato tipo 2 minuti prima che uscissi di casa, quindi sono stata anche molto fortunata. Vabbè, banda alle ciance, apriamo il pacco in questione per vedere il libro che c'è qua all'interno. Io sono veramente super emozionata, ancora non l'ho visto nemmeno in libreria dal vivo. Vedete questo coso orrendo, lo toglieremo, però il libro è questo, Ancora una volta con te, di Dustin Tao. Io lo volevo recuperare già da tempo in inglese, però quando ho visto poi che sarebbe stato pubblicato anche in italiano ho voluto attendere, anche perché ho visto che mantenevano la copertina originale, che è bellissima, bollina a parte, quindi nulla. Miglior libro per BuzzFeed, il libro più atteso di Goodreads, le lacrime di booktoker americani hanno fatto impazzire il web, oltre 31 milioni di visualizzazioni. Insomma, cosa non dovrebbe essere questo libro? Tra l'altro non è nemmeno molto lungo, sono 312 pagine e nulla, non so se lo inizierò proprio in questo istante o a breve, ma penso proprio che lo inizierò oggi. Ho intenzione di condividere con voi questa esperienza di lettura, proprio perché era un titolo che attendevo tantissimo e quindi voglio condividere la lettura con voi. Vediamo se riesco a toglierlo così, il bollino, o se dovrò ricorrere a mezzi speciali. No, si toglie bene! Alleluia, una gioia. Oh, una gioia. Buongiorno, ieri alla fine ho letto soltanto 50 pagine del libro perché ero veramente troppo stanca. Tra l'altro devo trovare un segnalibro perché sto tenendo il segno con una letta. Comunque ne approfitto per raccontarvi un po' di che cosa parla questo libro, visto che ancora non l'ho fatto e magari non tutti lo conoscete. I protagonisti sono due ragazzi molto giovani. All'inizio ci viene raccontato in maniera riassuntiva, diciamo, come si sono conosciuti e come hanno iniziato la loro relazione, proprio qualche momento, diciamo, saliente. Questo perché il libro vero e proprio si apre con la morte di lui e quindi lei deve affrontare questa grande perdita. Inizialmente ha una sorta di rifiuto, non va al suo funerale, non vuole avere a che fare con celebrazioni in memoria di... Si prepara uno scatolone con dentro tutte le cose che lui magari ha regalato a lei o che ricordano, no, i momenti passati assieme, se ne disfa, insomma vuole cercare di dimenticarlo perché prova molto dolore. E nulla, per adesso quindi non è successo niente, vediamo lei affrontare questo momento particolarmente drammatico della sua vita. Non ho ancora pianto, visto che diverse persone hanno già pianto all'inizio, quindi però vabbè, chi se ne frega, l'importante è che sia una storia carina. Per adesso è proprio all'inizio, quindi non saprei nemmeno bene che cosa dirvi, se non che è una storia, diciamo, contemporanea. La ragazza si prepara ad andare al college e a, tra virgolette, scappare dal posto in cui è e soprattutto dalla sua situazione familiare, che non è delle più rose. Oggi comunque è una bellissima giornata, quindi credo proprio che mi porterò il libro dietro con me al parco. Ah.
Una cosa importante che mi ero dimenticata di dire inerente alla trama è che lei a un certo punto prova a chiamare il cellulare di lui perché vuole sentire la sua voce registrata della segreteria telefonica, ma inaspettatamente lui risponde al cellulare e quindi iniziano a parlare, cioè questa cosa non si sa, non si sa perché o per come, non so se poi verrà spiegato o meno nel libro, per adesso assolutamente no, quindi boh, vedremo. Io sono a pagina 100 circa e è successo poco a livello di trama, se non che finalmente conosciamo altri personaggi oltre alla nostra protagonista, finalmente si relaziona un po' anche al mondo esterno e questo mi fa piacere perché ho già incontrato un paio di personaggi che sembrano interessanti. Sua madre mi fa ridere perché ha tipo delle teorie che stanno complottando contro di lei. Mi fa morire da ridere tutte le volte che interagisce. Mi piace anche la rappresentazione. Se non sbaglio, il protagonista maschile dovrebbe avere origini asiatiche, ma non ho capito se è per metà giapponese, come una ragazza giapponese che è in scambio lì a scuola da loro. Ma l'autore ha origini vietnamite, quindi penso che abbia inserito questa componente un po' forse per il suo vissuto. Non so, nello specifico è entrato in merito al fatto che gli studenti in scambio, che so, europei vengono visti come delle celebrità, mentre quelli con tratti asiatici vengono invece emarginati. Non so per quale motivo, mi aspettavo comunque inizialmente che la storia si concentrasse su due persone adulte e non liceali, quindi per adesso la storia è un po', tra virgolette, infantile, ma perché i personaggi sono appunto molto giovani, quindi si parla tanto anche del futuro. Quale college scegliere, che cosa è meglio, insomma, per la protagonista che ha sogno di scrivere. Interessante, però, appunto, io sono passata oltre già da un bel po', quindi nulla di nuovo sotto questo fronte. Ci sono anche delle smancerie che mi sembrano un poco realistiche, però forse è soltanto invidia. Sto scherzando, ovviamente, no, ci piacciono anche le cose dolcine, anche se a volte è un po' too much. Sono arrivata a pagina 199 e a parte niente lacrime, cioè è il libro che ha più fatto piangere le persone, ma ancora zero, cioè mi aspettavo fosse più strappalacrime. Devo dire. Comunque, stupidaggini a parte, la storia è abbastanza carina, devo dire, si legge molto velocemente, molto scorrevole, ricade però in alcuni cliché che non mi fanno esattamente impazzire. Cioè, sembra proprio uno di quei classici romanzi scolastici liceali americani e non sono una grande fan di tutto questo, né nei libri né ad esempio nelle serie TV, quindi vedremo come andrà avanti. Per adesso la storia è carina, ma mi aspettavo molto di più a livello emotivo e forse mi aspettavo anche qualcosa di più dal punto di vista dell'elaborazione del lutto, cioè non so, mi immaginavo un po' più di profondità nel toccare l'argomento. Per adesso non è nulla di speciale come storia, un po' mi dispiace. Magari le ultime 100 pagine mi faranno ricredere? Vedremo, io sono aperta a tutto. Anzi, io ci spero. Start your computations. Ieri sera mi mancavano soltanto 20 pagine alla fine del libro, ma sono veramente crollata a letto, ero troppo stanca, quindi l'ho finito oggi a colazione. E che dire, le lacrime tanto attese non sono mai arrivate. Per dirvi, ieri sera ho scoperto che era uscito il trailer, proprio piccolino, del nuovo film di Makoto Shinkai che uscirà a novembre, e mi stavo per emozionare di più guardando quel minuto, che leggendo questo libro. Lacrime a parte, tiriamo un po' le somme per quanto riguarda Ancora una volta con te. È un libro brutto? No, assolutamente. La storia secondo me è molto carina. Ci sono dei passaggi che ho trovato molto interessanti che riguardano l'elaborazione del lutto, il dolore, che ogni persona lo vive comunque in maniera differente, le varie fasi, diciamo, no, attraverso cui una persona può passare quando vive un evento così traumatico. Si parla anche di amicizia, comunque di famiglia, dei sogni per il futuro, quindi è una lettura molto carina, soprattutto per dei lettori giovani, secondo me.
e con questo non dico che dovete essere per forza adolescenti o liceali per leggerlo, penso che se lo avessi letto 5 o 6 anni fa forse lo avrei apprezzato maggiormente. Nel mentre io sono cresciuta, sono maturata, ho letto anche tante altre cose, quindi per quanto mi riguarda non l'ho trovato particolarmente originale. Mi aspettavo bene o male tutti i risvolti possibili di questa storia, nonostante questo sono comunque riuscita a godermi la lettura. È un libro che consiglierei a chi sta cercando una storia che parli di perdita, a chi piacciono i romanzi con protagonisti appunto degli adolescenti, dei liceali, soprattutto se ambientati in America, perché ci sono magari degli elementi caratteristici, no, di questo paese, i discorsi riguardo il college, eccetera. È un libro che consiglierei a chi apprezza particolarmente le storie sentimentali, romance, le classiche strappalacrime, perché comunque ci sono dei passaggi che secondo me possono emozionare. Io sono rimasta un po' fredda, ma perché magari a me emoziona qualcosa di più intenso e diverso, però riconosco che ci sono dei passaggi che possono commuovere, e soprattutto se vi piacciono le storie un po' sdolcinatine. Ecco, non so se si possa definire propriamente spoiler quello che andrò a dire adesso. Vi lascio il minutaggio in cui finisco questa piccola parentesi, che è un'opinione riguardo a un aspetto del libro che speravo andasse in un modo e invece no. Avrei preferito di gran lunga una qualsiasi tipo di spiegazione in merito alle telefonate fatte col fidanzato morto. Trovo troppo conveniente, troppo facile far accadere determinate cose senza dare una spiegazione. Sarò forse troppo razionale e concreta io, però speravo veramente fino all'ultimo che ci fosse una qualche spiegazione, che magari fosse, non so, una metafora per spiegare qualcosa, che è così alla fine, però speravo in qualcosa di più, in una spiegazione, non dico proprio plausibile, però in un qualche motivo per cui stava accadendo. È un libro che in generale mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire. Avrei preferito maggiore profondità, soprattutto per quanto riguarda i temi trattati, un po' forse anche colpa mia che ero convinta trattasse di due ragazzi un pelino più adulti, non proprio dei liceali, però sono comunque riuscita a godermi la lettura, è stato comunque piacevole e alcuni passaggi mi sono piaciuti, alcune riflessioni, come vi dicevo, riguardo al lutto e alla perdita. E ho trovato che in alcuni frangenti ci fosse proprio un messaggio molto bello, soprattutto per chi ha affrontato una situazione simile. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se lo avete letto, se avete intenzione di leggerlo, ma soprattutto quale altro titolo super famoso e chiacchierato del BookTok, non solo italiano, vorreste che leggessi la prossima volta. Mi piacerebbe creare, non dico una serie, ma sì, dei video in cui leggiamo magari assieme, così come reading vlog, dei titoli tanto chiacchierati, quindi mi raccomando, fatemelo sapere. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto spero di avervi tenuto un po' di compagnia, e ci vediamo alla prossima. Ciao!